Cioè, ma sono tantissime! Quante tinetti sono? Def Con 1. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi dopo tanto tempo andremo a vedere un nuovo One Command mod. Quindi iniziamo subito. Ok, eccoci qui ragazzi. Allora, subito cosa dobbiamo fare? Sempre aprire la chat, scrivere slash give il nostro nick di Minecraft, la parola proprio Minecraft, premendo tab si completerà la parola. E poi scrivere com con 2 M e premere tab in modo che uscirà in automatico command block. Premete invio e noi riceveremo appunto il nostro command block. Fatto questo possiamo posizionare ad esempio qui per terra. Ok, adesso dobbiamo incollare all'interno il comando che trovate voi in descrizione. Dovrebbe essere, se non sbaglio, il link di Pastebin. Quindi facciamo down e adesso ci serve soltanto un impulso di redstone. Quindi possiamo prendere un redstone block. Ecco qua. Andiamo a posizionare e si andrà a creare tutta la struttura. Eccola qua. Allora, qui abbiamo il nome del creatore. Possiamo già pulirci l'inventario e fare tasto destro qui, in modo che ci darà gli oggetti per iniziare. In più noi qui possiamo anche distruggere tutta la struttura. E invece qui noi possiamo anche stoppare la mod, che si fa semplicemente premendolo col tasto destro, in questo modo. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piazzare il nostro villager qui e droppare la nostra netherstar. Però villager, non scappare, vieni qua, vieni qui, tieni. Ecco qua. Allora, si è messo qui nell'angolino, non so perché. Come vedete, gli è comparso adesso questa specie di tavolino, che è veramente figo. Guardate come è fatto con le blaze rod, le rail, la trapdoor e due spade messe sopra. Veramente bellissimo. Si chiama Weapons Trader. Quindi sarà il nostro villager per le armi. Perché questo One Command mod ci aggiungerà diverse armi che sono veramente potentissime e sono tutte concentrate sulle esplosioni. Come merci di scambio dobbiamo utilizzare noi l'oro, quindi dobbiamo cercare noi l'oro e ne prendiamo un bel po', ad esempio 2 stack, perfetto. Allora, tasto adesso sul villager e ci aprirà la GUI. Allora, noi possiamo scambiare l'oro con tutto quello che ci offrirà il villager. Allora, io direi di fare subito la seguente cosa, ovvero mettere qui l'oro e prendere questo, per avanti prendere questo, poi questo qui, questo. L'arco ce ne serve tanto, quindi prendiamo l'altro, ok. Questo qui anche, e questo qua. Perfetto, il villager adesso non ci serve più. Se già noi volessimo disattivare il villager, possiamo direttamente prendere l'ultimo oggetto che abbiamo comprato da esso e dropparlo verso di lui. In questo modo scomparirà il tavolino e sarà un villager normalissimo. Adesso possiamo iniziare a provare tutte le cose che abbiamo scambiato con lui. Allora, iniziamo subito dalla Jumping TNT. Come funziona? Questo uovo, diciamo, farà spawnare una TNT che salterà in giro per la mappa e poi scoppierà in un momento casuale. Vediamo un po'. Ecco, guardate come salta, guardate. No, non mi va ad andare verso la struttura, però che me la guarda, mi scoppia la struttura. No. Ecco qua, è scoppiato, perfetto, non ha fatto danni alla struttura. Rifacciamolo un po', anzi, ne facciamo più di uno. Ok, vediamo un pochettino, guardate che figata, come saltano. È una cosa veramente bellissima. Io mi chiedo come fanno a realizzare queste cose. Cioè, troppo bello. Guarda come sta saltando. Ecco, nella struttura è andata. No, torna indietro. No. No, è andata contro. No, no, vai via. Sì, verso il villager. Uccidi il villager, uccidi il villager. Ma quanto sta saltando? Guardate quanto salta. Vai verso il villager e scoppia, vai. Mi ha fatto poco male, pazienza. Comunque questa qui era la Jumping TNT, possiamo metterla da parte. Adesso possiamo andare con il Lighting Block. Cosa fa? Se andiamo a piazzarlo per terra, ci sta andando questo blocco fighissimo. Guardate dove c'è il vetro colorato con al centro il blocco d'oro che gira. E se noi ci andiamo ad avvicinare, il blocco comincia a girare velocissimamente. Guardate quanti fulmini cadono su di esso. Infatti questo blocco, diciamo, possiamo noi utilizzarlo come anche un sistema di sicurezza, perché ogni mob che si va ad avvicinare lì, in pratica lo attiverà e farà scatenare questa tempesta di fulmini. Quindi, come vedete, se noi ci avviciniamo, comincia subito a girare e ci sta sempre la tempesta. E adesso vi state chiedendo: ma per disattivarlo, cosa dobbiamo fare? E qui entra in scena il nostro anti-lighting block. Ovvero, se noi andiamo a tenere in mano, ci possiamo avvicinare tranquillamente. Il blocco girerà, ma come vedete, i fulmini non arriveranno. Naturalmente, se noi adesso andiamo a droppare, succederà lo schifo. In più, anche se ne facciamo tasto sinistro, possiamo distruggerlo del tutto. Ora sono io in creative, quindi l'avrei distrutto in qualsiasi caso. Ma in caso fossimo stati noi in survival, avrebbe ridroppato l'uovo, che sarebbe questo qua. Anzi, forse ce l'ha droppato, vediamo un po'. Ne abbiamo 2.
Sì, esatto, ci ritroppa l'uovo anche in creative. Adesso vorrei utilizzare il super bow, ovvero il super arco. Vediamo un pochettino cosa fa. Usiamo come cavia un cavallo. Allora, spariamo un po'. Oddio, ha un knockback pazzesco. E l'ha shotato con due colpi, ok. Questo qui, diciamo, è già il primo effetto di quest'arco, ovvero che ha un knockback veramente potentissimo. Ed oltre fa tantissimo danno, perché ad esempio una mucca, se non sbaglio, ha 4 cuori e noi le andiamo a shottare. Guardate un po'. Ma in più una cosa particolare, ovvero se noi andiamo a sparare una freccia per terra, come vedete, inizieranno a spawnare tantissime frecce e tutte le entità che sono vicine verranno colpite dalle frecce. Quindi adesso prendiamo di nuovo come cavia questa mucca, vediamo se riusciamo... Ok, l'ho shottata. E usiamo adesso questa mucca come cavia, l'ho rishottata. Ok. Usiamo questa pecora come cavia. Ok, come vedete stanno cadendo le frecce, però la pecora è veramente fortunata che non è stata beccata. Adesso facciamo così. Ok, la beccata ed è subito morta. Perché anche queste frecce avranno la stessa potenza dell'arco. Adesso andremo ad utilizzare a lot of TNT. Vediamo un pochettino cosa fa. Ok, oddio, guardate! Quante TNT sta spawnando! No, ora c'è il casino. Oddio, ma guarda, ne sta spawnando! Oddio, sta scoppiando tutto! No! Ok, cioè ragazzi, ha creato un macello. Guardate quanto ne ha fatto. Io adesso vorrei fare una prova però, perché sapete che sono pazzo, quindi faccio una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ciao. No, sono rimasto bloccato, scappa, 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 scappa. No ragazzi, si sta creando tantissimo adesso. Ora non so perché li ho messi vicini, quindi forse si stanno creando uno dentro l'altro. Oddio, sta laggando tutto ragazzi. Quanta TNT. Oh mio Dio. Cioè adesso vi faccio vedere una cosa. Allora io adesso sto andando a 200 fps, 300 eccetera eccetera. Ok, noi basta andiamo a piazzare 1, 2, 3, 4, 5. Ok, guardate un po'. Guardate adesso gli fps. Già si stanno abbassando. Siamo già a 190, 88, 77, 91. Adesso guardate come si abbassano. 10, 4 fps ragazzi. 4 fps. Cioè guardate anche il grafico. È impazzito. E adesso ragazzi, infine, abbiamo l'oggetto, secondo me, più bello che c'è di questa command mod. Ovvero il Rocket Box. Come funziona? Noi lo andiamo a piazzare e si andrà a creare questa specie di cosa fighissima. Sono tante particelle che vanno a fare tutte queste linee in aria. Guardate che figata. Però non è soltanto questo, perché anche esso è distruttivo. Infatti, dopo poco tempo, cominceranno a comparire delle TNT per tutti questi vari puntini. Eccole qua, guardate ragazzi quante TNT che cadono. Sono tantissime, guardate. Appena tocca il suolo scoppiano. Ed è veramente distruttivo. Secondo me è più distruttivo di quello che abbiamo provato adesso. Anzi no, forse è più distruttivo quello là. Però io vorrei provare a fare una cosa. Siccome sono pazzo e malato, facciamo una cosa. Prendiamo e facciamo tanti di questi. Così ragazzi, guardate quanti ne stiamo mettendo davvero tantissimi. Succederà lo schifo, mi sono pure buggato. Non si capisce più nulla. Già sto andando a pochissimi fps. Sto andando tipo a 20 fps ragazzi. Ora vediamo un pochettino cosa succederà. Ok, a breve dovrebbero comparire tutte le TNT. Secondo me ci sarà il casino totale. Eccoli qui ragazzi, stanno comparendo. No, ragazzi guardate quante sono. Oddio, guardate quante sono ragazzi, sono tantissime. Oh mio Dio, sono malatissima. E stanno laggando ragazzi. Cioè, guardate come sono lenta a caderci. Noi possiamo andarci anche intorno, tranquilla. Cioè, ma sono tantissime. Quante TNT sono? Ragazzi, è una cosa veramente micidiale. Minimo saranno almeno 500 TNT tutte queste qua. E ogni volta che toccano il terreno scoppiano. Cioè, noi andiamo a scavare secondo me fino alla bedrock. Cioè, perché guardate ancora quanto sono. Ecco, si sta già velocizzando un po' il tutto. Perché naturalmente meno sono e più veloce va. Guardate già, è molto più veloce. Ecco. Guardate. Ok. Ha fatto quello che doveva fare, veramente. Ha fatto tantissima distruzione. Ci ha scavato tantissimo. E qua c'è un creeper e uno scheletro. E ne faccio la seguente cosa. Tieni. Goodbye. Quindi ragazzi, questo One Command Mod finisce qui. Dietro abbiamo la distruzione che abbiamo causato, sia di qua che di qua. È stata una cosa bellissima questo One Command. Spero infatti vi sia piaciuto. Vi ricordo che avete il comando in descrizione, quindi potete direttamente e fare lo stesso che ho fatto io nel video. Vi invito a lasciare un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!